stacco della macchina e davanti va Monique Rivalco scavalcando Marco Egralm, Rei MBS sistema in terza posizione, poi Neru dei Greppi, ancora Nudos VF al largo Irgoli, quindi Medio F, infine Mistral d'Alfa 214, quelli che vanno ad affrontare la prima curva. Monique in vantaggio, di rincalzo Marco, al largo avanza deciso Man Ray, 30 per i primi 400, Monique e Man Ray alle prese, intanto nel retroviela Numero compagnia di 5, Medio Mido F. F, squalificato. Con Monique che passa il paletto di 600 iniziale in 45 e mezzo, avendo sempre all'esterno Mayray MB in corda Marco al largo Irgoli, poi Neru dei Greppi, Nudos BF, all'esterno Mistral d'Alfa. Gruppo compatto quando si va verso il completamento di metà gara, 800 percorsi da Monique in 1 e 1, sul piede dell'1, 16 e spiccioli quindi. In bocco della curva conclusiva, Monique in vantaggio, Mayray all'esterno, di dentro sempre Marco Egral, poi Neru dei Greppi. Metà della piegata le posizioni non cambiano, sempre Monique in vantaggio, Mayray che si adopera al suo esterno, di dentro Marco Egral, al largo Irgoli, poi Neru dei Greppi e Mistral d'Alfa in coda, Noodles BF, i tre quarti di miglio in 1,31 per Monique Rivalco che entra al comando in retta di arrivo, Mayray prova l'attacco, di dentro c'è sempre Marco Egral, a centropista prova Irgoli e poi anche Neru dei Greppi e più all'esterno Mistral d'Alfa, Monique in vantaggio, Irgoli chiude bene, poi Neru dei Greppi e Mistral, passa Irgoli, Neru prova l'aggancio sul palo. Ancora Irgoli su Neru dei Greppi e Mistral d'Alfa. Irgoli a gran quota, 17:27. Stefano Baldi in salchi. Il training di Fulvio Bellucci, i colori della scuderia Finauto Sport. Io ho 1:59,7, quindi siamo insomma intorno a 2 minuti, intorno all'1:15, forse appena scarso per Irgoli e Stefano Baldi.